gioia a celebrare la festa della Divina Misericordia e a presiedere la Santa Eucaristia e il parroco di questo territorio, nonché vicario foraneo per questa nostra, per questo vicariato nostro di Santa Teresa di Lima. Vogliamo ringraziare il Signore per averci fatti convenire qui a lodare la sua infinita bontà, la sua infinita tenerezza. E vogliamo dire grazie perché la sua misericordia passa attraverso il ministero sacerdotale. Vogliamo dire grazie al Signore per ogni sacerdote della nostra vita che è passato, che attraverso i quali abbiamo ricevuto i sacramenti. E vogliamo dire grazie a Padre Gelli perché ha voluto dire il suo sì per spezzare con noi il Padre della Parola e dell'Eucaristia. Diciamo grazie perché si fa strumento di misericordia oggi. E vogliamo ringraziare il Signore per il dono della sua vita e preghiamo per il suo apostolato, perché al di là degli impegni, delle difficoltà nel ministero, possa essere sempre segno di quell'amore grande che Dio attraverso di lui sa donare e sa portare al tuo cuore. Vogliamo assicurarti la nostra preghiera, Padre Gelli, per le tue famiglie pastorali, e vogliamo chiedere al Signore che lo cielo della sua misericordia si riversi su di te, sulle tue intenzioni, sulle persone a te affidate, parte delle quali sono qui a fare festa insieme. E dove la famiglia di Dio si raduna non esistono più recinti, c'è il pascolo dell'amore santo di Dio dove Gesù, il nostro pastore, il buon pastore, il pastore bello, ci conduce. Grazie Padre Gelli perché anche tu hai voluto condividere con noi questo momento di preghiera, di esultanza, e ti chiediamo sempre di accompagnarci con i tuoi suggerimenti, con il tuo supporto, anche con le tue indicazioni che sicuramente potranno darci, offrirci quelle direzioni, quelle indicazioni che ci portano verso il sentiero giusto della parola di Dio e anche dell'osservanza di quelle che sono le disposizioni che il Signore attraverso la sua Chiesa ci concede e ci dà. All'inizio della celebrazione, prima di invocare la misericordia di Dio per tutti noi, e ne sentiamo bisogno continuamente, ogni giorno, perché da poveri peccatori senza la misericordia di Dio siamo un po' persi. Ma prima di invocare questa misericordia di Dio, ecco un affettuoso saluto, perché se ci ritroviamo qui è perché questa fraternità guidata da Padre Francesco ha raggiunto un traguardo, una tappa importante. È un luogo che diventa casa di accoglienza, è un luogo che diventa punto di riferimento, e perciò diventa bello dire grazie al Signore, perché se ci si ritrova in un luogo è perché si è fatto, oltre che un lavoro, anche un impegno, un sacrificio, una rinuncia, c'è stata la collaborazione, il servizio, la generosità, c'è stata la collaborazione, c'è stato quasi tutto. E questo significa rispondere alla chiamata del Signore. E se noi siamo qui è perché abbiamo risposto in maniera numerosa a questa chiamata del Signore. E vogliamo dire grazie al Signore. Perché sì, si fa strumento dei sacerdoti che sono anche peccatori, che hanno bisogno del sostegno, hanno bisogno della preghiera, hanno bisogno dell'amicizia, della stima, della fiducia e a volte anche della pazienza. Perché senza queste cose la comunità non cresce. E allora chiediamo al Signore in questa celebrazione che ci vede radunati per rendere grazie del dono prezioso della sua divina misericordia, che meno male che è infinita, perché se fosse limitata potremmo andare a buttarci al mare di quei vicini, ma poiché è meno male, è una misericordia infinita, allora ne approfittiamo sempre di più e ne approfittiamo per attingere a questa sorgente. Ecco, celebriamo questa Eucaristia con questo sentimento, apriamo i nostri cuori alla sua parola e chiediamo al Signore di riempirci della sua misericordia per essere anche noi portatori della sua misericordia. Thank you.
preghiamo. Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barrelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. Grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono. Il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. Il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicono quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. Il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci adesso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. Rendete grazie, Signore, perché è buono. Suo amore è per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo ed il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Yeah.
rimasto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere più incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Aleluya, aleluya, aleluya.
sia lodato Gesù Cristo. Dicevamo all'inizio della celebrazione che è una grande gioia ritrovarsi a celebrare l'Eucaristia insieme, così numerosi attorno all'altare, e come Gesù diceva ai suoi discepoli: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi siamo più di due, più di tre, e dunque diventa una gioia più grande, perché come tutte le feste, come tutti gli eventi di fraternità, più si è e più bella è la festa. E noi vogliamo fare festa e dire grazie al Signore per questo momento prezioso che ci fa vivere come fratelli e sorelle uniti nella fede, perché la Pasqua è la festa della fede. Se siamo qui è perché come cristiani vogliamo professare e testimoniare la nostra fede. E dicevamo in questo luogo che ha avuto un suo percorso, un suo itinerario ben preciso, e mi permetterete con una piccola parentesi, perché questo luogo è nato circa 10 anni fa. Una prima visita è stata fatta in questo luogo 10 anni fa con una piccola intenzione di 3 sacerdoti che a quel tempo erano proprio freschi di ordinazione, che girando volevano fare opere belle, ma poi è difficile realizzarle. E allora il Signore fa sì che le opere, i desideri, i progetti camminino piano piano secondo la volontà di Dio, trovando e cercando la strada giusta finché non si realizza, perché forse i progetti degli uomini non corrispondono con quello di Dio. E dunque anche i sacerdoti hanno bisogno di capire, comprendere. Ecco, e direi che da 10 anni a oggi ho potuto osservare anche lavori in corso, perché sono venuto qualche volta anche a far visita a Padre Francesco. Per questo mi sono permesso di dire che l'opera realizzata diventa frutto di impegno, di sacrificio, di lavoro costante, di preghiera, di collaborazione, di rinunzie, perché senza tutte queste cose noi faremmo ben poco. Perché sì, siamo strumenti nelle mani di Dio, ma siamo sempre strumenti deboli e fragili, abbiamo bisogno di essere rinforzati. E allora noi oggi siamo qui per chiedere proprio questa forza e questo coraggio, e la chiediamo attraverso la preghiera più bella, che è la celebrazione, perché l'Eucaristia è il sacramento per eccellenza, è fonte e culmine della vita della Chiesa e del cristiano. Un cristiano non può vivere senza l'Eucaristia, senza la celebrazione, soprattutto quella domenicale, perché all'Eucaristia noi ci accostiamo per nutrirci della parola di Dio e poi del suo corpo e del suo sangue. Senza questo alimento noi saremo sempre più deboli. Abbiamo bisogno di nutrirci della parola di Dio, una parola che oggi in modo particolare ci invita alla fede. Siamo all'8ª di Pasqua, 8 giorni dopo la Pasqua. San Giovanni ha sottolineato che il primo giorno dopo il sabato Gesù è apparso per manifestare la sua gloria. Chi è andato a messa in questi giorni dell'8ª di Pasqua ha visto come Gesù è apparso più volte, è apparso alle donne e non sono state credute, è apparso ai discepoli di Emmaus mentre erano per strada in campagna, i discepoli sono andati a portare l'annuncio agli apostoli e non sono stati creduti. Perché non è facile credere alle chiacchiere, no? Alle parole dette, soprattutto per un evento del genere che sembra strano, straordinario, un prodigio. Come fa un uomo che è messo nel sepolcro dopo 3 giorni risuscitare? Ci credereste voi in maniera facile? E tutti però ci credete. E questo è il guaio, il paradosso di noi cristiani, che quando si racconta un prodigio non ci crediamo facilmente, siamo dubbiosi e titubanti, ma appena si punta qualche bottiglio di qualcuno, anche qualche maldicenza contro i sacerdoti, allora ci credono tutti e la voce si diffonde a macchia d'olio. Noi quando parliamo sempre per... Non facciamo mai né nomi né cognomi,
proprio per sottolineare come i cristiani hanno bisogno, tutti i cristiani, perché siamo cristiani, abbiamo bisogno di fare vera meditazione ed esame di coscienza. Ma stranamente, dicevo, sembra un paradosso, perché come mai a quelle cose si crede subito, senza chiedere conferma, certezza o prova? Però Tommaso l'ha chiesta la prova. Allora, per vedere se Gesù era risorto, Tommaso ha detto: se non vedo e non tocco, non ci credo a un prodigio bello. Invece a quelle notizie mi riferivo proprio come esempio, a quelle non si chiede mai: voglio verificare, voglio vedere, voglio toccare. Si crede perché l'hanno detto tutte per strada. E non è bello. E non è bello perché è facile buttare foglie o farina al vento, poi a raccogliere è difficile. Allora Gesù ci invita a fare un vero esame di coscienza per essere testimoni veri della fede, come ha invitato Tommaso a essere un vero testimone della fede. Infatti a Tommaso l'ha invitato a credere, ma dall'altro lato l'ha rimproverato, perché gli ha detto: vieni, vieni qua, metti la tua mano nel costato, nelle mani, guarda il segno della passione, vedi che io sono veramente il risorto, il crocifisso. Però beati quelli che, pur non avendo visto, credono. L'ha rincuorato, gli ha dato la possibilità di credere, gli ha insegnato qual è la strada della fede, fare esperienza. Ma poi l'ha rimproverato, dicendo che coloro che invece crederanno senza aver visto, allora riceveranno un premio, e il premio è la beatitudine e la vita eterna. Saranno beati e riceveranno la vita, perché chi si fida della testimonianza degli apostoli avranno la vita eterna. Cosa abbiamo noi in possesso? La testimonianza degli apostoli. La prima lettura, gli atti degli apostoli. Gli atti sono documenti, non sono lettere inventate, sono testimonianze di coloro che hanno vissuto con Gesù e hanno fatto esperienza di Gesù. Ma il cristiano vero oggi, a distanza di 2000 anni, chi è? O chi deve essere? Uno che fa esperienza di Gesù. Perché non si può parlare di Gesù semplicemente per aver letto, per aver studiato o per aver imparato qualcosa. Ma si può parlare di Gesù solo quando si fa esperienza di Gesù. Perché se io voglio convincere gli altri, io devo essere prima convinto io. Perché se no diventa solo una bella lezione, una bella catechesi, dove sarà anche a livello teologico meravigliosa, però cosa ho trasmesso, cosa ho donato, cosa ho comunicato? Ecco l'invito di Gesù: vieni e seguimi e poi sarai mandato. Quegli apostoli lì riuniti per paura dei giudei sono stati chiamati a fare prima esperienza, guardate, toccate, e poi alitò su di loro e li mandò: andate in tutto il mondo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma non è una punizione o una vendetta di Gesù, non resteranno non rimessi, ma prima verificate il loro pentimento. Ci deve essere vera conversione, ci deve essere cambiamento. Se non c'è cambiamento e non c'è conversione, e non è purificazione del cuore, non è vera conversione. Significa essere cristiani falsi, ipocriti, come gli scribi e i farisei. Ecco perché Gesù dice: non perdonerete i peccati, ma non per cattiveria, perché anzi bisogna invitare alla conversione. Ma purtroppo, siccome noi ne facciamo esperienza tutti i giorni, quante volte ci battiamo il petto, tanti si battono il petto e poi fuori o sparano o accusano o si sciarivano o non si perdonano completamente, io non lo perdonerò mai. E allora mi sta a fare le confesse, dice: perché è Pasqua? E allora cattate l'uovo. Non ha senso, non ha senso. Se la Pasqua è la festa della fede, se la Pasqua è la fede è la festa del perdono, se noi oggi
diciamo che è la festa della misericordia divina. E innanzitutto noi esaltiamo la misericordia divina, perché dicevamo, è meno male che è infinita, perché la nostra misericordia, quella umana, quella fa acqua da tutte le parti, perché oggi perdoniamo, domani non perdoniamo più, perché ci sono delle cose che proprio non siamo capaci di perdonare, di superare, perché non siamo capaci di andare al di là, ci blocchiamo, ci fermiamo, perché certe delusioni o certe ferite non diventano facilmente curabili, rimarginabili, sono ferite che amareggiano, ferite che provocano grande dolore. Ma il Signore non ha detto che la ferita non rimarrà, la ferita rimarrà, ma il perdono va al di là. Significa che io dono qualcosa superiore, significa che io testimonio un amore più grande. Io ho ricevuto il male, ma io ti sto donando il bene. Se no, che cristiano sono? Sarei come tutti gli altri. Sarei come tutti gli altri. E Gesù più volte lo ha detto. Che merito ne avreste se vi comportate come gli scribi e i farisei? Non avreste alcun merito, perché siete uguali agli altri. Allora questo nostro radunarci deve avere un senso. È frutto di un desiderio. Siamo qui per invocare la misericordia divina su di noi peccatori, perché nonostante il nostro sforzo ed impegno di voler fare le cose più belle, le cose più giuste, che poi le più giuste le sa solo il Signore, perché non è che noi esitiamo proprio, anche se facciamo una nottata di ragionamento, però ci sforziamo di fare le cose più giuste secondo qualche criterio, secondo qualche ragionamento, secondo una certa logica e a volte una certa prudenza, ma solo il Signore sa qual è la cosa più giusta. E allora, nonostante i nostri sforzi, poi alla fine a volte ci rendiamo conto che tante cose magari non sono andate bene, e c'è la delusione e l'amarezza e la sofferenza, e lì chiediamo al Signore di venire il nostro soccorso, il nostro aiuto. È Lui il nostro aiuto, il nostro soccorso, non altri. E lo ha detto in questi giorni il Papa. Papa Francesco ha detto: non rivolgetevi né a maghi, né a fattucchieri, né ad altri che fanno tarocchi, perché sono delle risposte fasulle. Solo Gesù salva. E lo ha ripetuto con forza, perché è un invito alla fede. Siamo nell'anno della fede. Papa Benedetto si è detto questo anno della fede perché sentiva che il popolo di Dio forse aveva bisogno di alimentare sempre di più la fede, di rinforzare, perché la fede forse sta vacillando, sta diventando debole a causa di tante tentazioni, ma che sono tutto frutto del diavolo e del demonio, che viene a distruggere, che viene a confondere, che viene a disturbare, che viene a mettere a soqquadro tutto, come quando passa un ladro in una casa. Allora invece noi vogliamo invocare non il diavolo, vogliamo invocare lo spirito divino, come sta soffiando in questo pomeriggio fuori, e noi dobbiamo stare attenti perché soffia forte, e chiediamo che invece lo spirito del Signore soffi dentro di noi e faccia pulizia, e faccia pulizia anche in tante altre persone, perché noi che siamo chiamati e poi mandati ad essere testimoni dobbiamo avere il coraggio anche di lottare. E lottare significa lottare, lottare con la preghiera, ma lottare anche con la testimonianza, perché sono tante le situazioni che viviamo e a volte non abbiamo il coraggio di controbattere. E vorrei concludere proprio con questo invito che condividerà sicuramente anche Padre Francesco, lui lo ha detto all'inizio della celebrazione, proprio quando sono arrivato. I sacerdoti hanno bisogno un po' di sostegno, perché c'è un periodo per ora in cui il diavolo si diverte a mettere in cattiva luce tanti sacerdoti. Vero o non vero? Non lo sappiamo. E allora, se non lo sappiamo, perché dare aiuto al diavolo? Cerchiamo invece di pregare perché la verità venga fuori, la verità trionfi, perché altrimenti il Signore rimane sempre più afflitto e flagellato, perché più sofferenza c'è nella Chiesa e più le piaghe aumentano nel suo corpo.
ci crediamo noi a questo. Una volta, e concludo, il sacerdote mi fece riflettere su questo: ma se noi siamo veramente corpo di Cristo e ogni ferita ferisce questo corpo e noi facciamo parte di questo corpo, perché ci godiamo quando c'è qualche ferita sugli altri? Non dovremmo godere, dovremmo invece fare in modo che questo corpo guarisca. E allora impegniamoci a questo e cerchiamo di diffondere questa medicina, che è medicina dell'anima e medicina del corpo. Il Signore sia sempre con noi. E con il tuo spirito. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e saliva dal cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, a Dio Padre, ricco di misericordia, rivolgiamo la nostra preghiera perché la comunità cristiana, confermata nella fede, renda ragione della propria speranza davanti a tutti gli uomini. Diciamo insieme ad ogni invocazione: santifica la tua Chiesa, oh Padre. Santifica la tua Chiesa, oh Padre. Per il Papa Francesco, perché sia sempre illuminato dallo Spirito Santo e sostenuto dall'incessante preghiera di tutta la comunità cristiana, noi ti preghiamo, santifica la tua Chiesa, per i sacerdoti, perché vivano il ministero della riconciliazione come occasione per aiutare i fratelli ad aprirsi alla misericordia divina, origine di ogni autentico cammino di fede, noi ti preghiamo, santifica la tua Chiesa. Perché il Signore cresca in noi il dono della fede, rendendoci capaci di superare dubbi e incertezze, poiché siamo tutti un po' come Tommaso, noi ti preghiamo, santifica la Chiesa, Padre. Per la nostra comunità, perché prendiamo sempre più consapevolezza che la fede in Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, è il motivo della nostra beatitudine già qui in terra. Noi ti preghiamo, santifica la tua Chiesa, Padre. Padre Celeste, mossi dallo Spirito Santo che è Signore della vita, innalziamo a te le nostre suppliche ed esaudiscile per la potente mediazione di Gesù tuo Figlio, l'unico Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ofrendo a te la nostra vita.
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo, tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo. Guidaci alla felicità eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il vostro spirito. I nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Madre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso in cui Cristo Gesù, Signore nostro, è risorto con il suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo,
Roger e tutto il popolo cristiano. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi mediante il battesimo sono entrati a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo Gesù tuo Figlio con animo ardente e generoso. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E raccomandiamo tutti i vostri membri. E tutti i nostri parenti, amici e benefattori defunti che affidiamo alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella beata eternità. Di ciascuno di noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, Santa Faustina e tutti i santi che in un tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formata sul divino insegnamento, siamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto. Scambiamoci un segno di pace. Ciao. Vai, chefe, logo, não vai, chefe. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore, con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non so di partecipare alla tua mensa, ma ci saranno la parola di Dio. Per ricevere la Santa Comunione, il prete da questo lato, quelli che sono in fondo, rimanete in fondo, vengo io a dare la parola. Davanti a chi la parola. Thank you.
gloria. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto, continui a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questo giorno di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la resurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Facciamo ancora il nostro grazie a Padre Gemi per la sua presenza graditissima. C'è un adagio latino, in dialetto si dice a volte avento amore più sai, in latino è un po' difficile, vabbè, però si capisce. Corde patens, no, come era? Corda patens, corde magis, il cuore serve di più. Quando il cancello è aperto entrate, quando è chiuso non scavalcate, non c'è nessuno. E anche perché poi mi arrivano le fotografie. C'è 80, diceva il personaggio, quindi state attenti. E quando il Signore apre determinate strade, ecco, il Signore compie l'opera sua. Noi ringraziamo il Signore per tutto quello che ha fatto e che ancora vuole fare per ciascuno di noi. Capisco che il luogo è un po' costretto. Ecco, chiediamo al Signore, chiediamo sempre la preghiera, concedici terreni sempre più vasti, e questo Signore allarga, questo popolo allargherà. Chiediamo anche di dirci cosa dobbiamo fare, e noi lo facciamo con molta tranquillità. Ecco, e senza chiedere nulla, il Signore dà quelle che sono le indicazioni, le cose che lui vuole fare. E dico grazie al Signore anche per il dono della presenza di Padre Gelli in questa celebrazione, per il dono della presenza di Suor Mary, che ve lo festeggiamo oggi, ha fatto ieri il compleanno, e diciamo grazie al Signore anche per il dono della presenza. Quindi siamo sempre lì a mettere i puntini sulle sempre. E ringraziamo il Signore per quello che ci offre, che ci dona sempre, è sempre un'opportunità di grazia. E terminata la celebrazione col canto, ecco, prendiamo un attimo di respiro e poi ci ritroviamo per fare l'adorazione. Dopo l'adorazione che faremo, che è la lettera di adorazione, ecco, troveremo la disposizione un po' più ottimale. E nell'adorazione è una cosa che ti chiedo, daremo spazio anche alle ragazze che hanno preparato la ragazza. Dopo l'adorazione non perdiamo il clima della preghiera che abbiamo tenuto finora. Dobbiamo prendere andare in bagno, facciamolo con massima discrezione. Il Signore non si stacca di perdonarci, siamo noi che ci dimentichiamo e ci stacchiamo di chiedere perdono. Se noi chiediamo perdono, il Signore ci perdona sempre. Quindi approfittiamo della misericordia di Dio nel senso bello, però non nel senso della cattività, della cattiveria, nel senso di approfittare. Se Dio ci vuole bene, facciamo ci amare, ci popolare per sé. Lode, ti aspettiamo per la festa. Mamma, papà, portate il figlio, se non lo portate possiamo, allora lui vi porterà qua, ecco. Se non mi dico ostaggio la mamma, facciamo così. Senti, mi posso tenere in ostaggio la mamma? Vuole rimanere qua, signora Pico? Resta con mia, a uno sono, e buttarsi. Va, ti prendi e ti porta, va bene? Promesso? La mamma quando dice una cosa la mantiene. Promesso, viene? Lei vuole bene?